Sì, abbiamo appreso, insomma, nelle commissioni, come consiglieri, come presidenti di commissione competenti, come Commissione Commercio e Commissione Patrimonio, di questa delibera che è stata presentata poi in commissione anche dalla consigliera Granciu. Questa delibera, proposta di delibera, è una buona proposta come intento, però lasciatemi dire, insomma, interviene in maniera scomposta su tanti fattori e su tante di quelle competenze in modo non scorretto, scusate, non in modo corretto. Questo lo hanno detto gli uffici, che non ce l'hanno con lei, consigliere Grancio, perché gli uffici, quando una delibera è da migliorare, come nel caso della mia delibera, danno parere contrario anche a quelle di maggioranza. Lo danno su delle osservazioni specifiche e nel merito, affinché il proponente possa rendersi conto poi di una revisione eventuale della delibera e laddove possibile. Ecco, il parere negativo della ragioneria, questa delibera in realtà nella forma sembrerebbe una delibera di indirizzo, nel contenuto va a dare dei mandati specifici e molto forti. Da un lato sul Dipartimento Patrimonio, invocando un bando senza dettagliare poi i requisiti, né, se non essere iscritti a librerie indipendenti, né diciamo, tantomeno i criteri di identificazione degli immobili. Oltretutto va a identificare una percentuale di riduzione di un eventuale canone di locazione, quando oggi, diciamo, questa fattispecie è ancora in discussione e c'è una proposta di delibera che dovrebbe approdare in aula di prorogamento di concessioni che potrebbe aiutare a capire meglio, per ogni categoria di attività commerciale o culturale quali potrebbero essere le detrazioni da applicare. In merito al discorso della OSP, della COSAP, lei ha determinato una riduzione dell'80% su alcuni articoli, appunto andando a intervenire direttamente su un regolamento, anzi in realtà chiede un bando e chiede la modifica di un regolamento in più punti. A nostro avviso, insomma, questo percorso è un po' anomalo, ma ripeto, ci piace l'intento della delibera, aiutare le librerie è il mandato anche di questa amministrazione e l'abbiamo visto in due delibere passate in questa aula e votate in parte anche da consiglieri di minoranza, in parte si sono astenuti, in parte hanno votato contrario. Una è la delibera di riqualificazione dei sottopassi di Roma Capitale, dove tra le categorie identificate dove era previsto uno scomputo da determinare da parte degli uffici del canone erano appunto le librerie, e un'altra più importante che abbiamo approvato recentemente in aula dopo molta fatica è quella del nuovo regolamento OSP e COSAP, che anche lei voleva modificare, insomma, in due articoli, ma che è intervenuto molto nel dettaglio e con misure similari ma forse anche più potenti di quelle indicate in questa delibera. La riduzione del canone, la concessione di un metro quadro di suolo pubblico gratuito, il rimando a delibere di giunta per la riduzione o esenzione del canone per le librerie sono misure presenti già nel regolamento OSP e COSAP. Quindi cosa farà la maggioranza? La maggioranza non può farsi orientare dall'opposizione su cosa votare. Noi ci asterremo su questa delibera non perché non abbiamo il coraggio di votare contrario, non si può votare contrario perché l'intento è buono. Quindi ci asterremo perché l'intento è buono, ma non possiamo votare contrario perché dobbiamo sicuramente ritornare nelle commissioni competenti, che sono Cultura, Commercio e Patrimonio, per sviluppare una nuova proposta più di dettaglio che vada nella direzione dell'assegnazione di immobili. Prima una ricognizione con gli uffici, perché è inutile dare la speranza di una ricognizione di immobili alle librerie se non abbiamo immobili disponibili. Diventa una promessa che è impossibile mantenere. Quindi facciamo una ricognizione degli immobili disponibili su tutto il territorio, entriamo nel merito, andiamo a vedere
per quali è possibile determinare e trovare eventualmente un'assegnazione per questa categoria che tutti noi, penso maggioranza e minoranza, vogliono sostenere. Quindi questa è la nostra proposta, tornare nelle commissioni, ci asterremo nel merito della delibera. Grazie.